Seconda sconfitta consecutiva per il Pineto, che cede in casa al cospetto di un San Nicolò ben organizzato e messo in campo da Montani. Non basta agli adriatici il turnover operato da Amaulo per cambiare l'atteggiamento di una squadra parsa confusa e troppo rinunciataria, sbiadita fotocopia della compagine che aveva battuto la capolista matelica. Nel 4-3-3 dei locali torna Mazzocchetti tra i pali, Orlando fa coppia centrale in difesa con Pomante, mentre Veroni sostituisce lo squalificato Fiumara. A centrocampo torna Zane, mentre in avanti Di Rocco e Gragnoli vengono preferiti a Cercelluti e Tomassini. Montani schiera Di Berardino in porta in luogo dell'influenzato Cannella. Nel 4-3-3 rientra Bagaglini in difesa, mentre in extremis Moretti sostituisce Tiboni, infortunatosi durante il riscaldamento, un cambio che si rivelerà decisivo. Il centravanti è uno dei più attivi fin da principio e al terzo è suo il primo tiro nello specchio della porta, che chiama all'intervento Mazzocchetti. Risponde il Pineto al sesto con un tiro a volo di Esposito fuori bersaglio. La squadra di casa è contratta e il San Nicolò ne approfitta. Al 24esimo Moretti, nel tentativo di incunearsi in area, viene ammonito per simulazione. Il centravanti era diffidato, salterà la prossima partita. Il Pineto non riesce ad imporre il proprio gioco, il San Nicolò si chiude con ordine e blocca le fonti di gioco locali, per poi proporsi con ripartenze come quella che porta al meritato vantaggio ospite, che giunge al 28esimo quando la discesa di Massetti da in là per la spaccata vincente di Moretti, che ha postato sul secondo palo, anticipa Pomante e insacca all'angolino opposto alle spalle di Mazzocchetti. La reazione della formazione di casa è sterile. Al 32esimo Mariani prova di testa fuori misura, al 33esimo Di Rocco dalla destra chiama all'intervento di Berardino, poi Gragnoli viene fermato in offside. In avvio di ripresa Amaulo inserisce Pepe per capitan Pomante e proprio il difensore si rende pericolosissimo al settimo, col colpendo di testa la traversa. Girandola di cambi poi per i due tecnici, con Amaulo che richiama a sé anche Gragnoli e Di Rocco per Tomassini e Cercelluti, mentre Montani inserisce Cane per Monaco e Massetti lascia il posto a Mozzoni, che torna in campo dopo 3 mesi di infortunio, l'ultima partita all'Aquila il 29 ottobre scorso. Il leitmotiv della gara però non cambia. La partita è confusa e le occasioni importanti scarseggiano. Al 21esimo Orlando ci mette il piede spedendo al lato, rischia poi ancora il Pineto al 24esimo quando Pepe salva in rovesciata sulla linea con Mazzocchetti battuto. Il centrocampo fatica a far filtro, la partita non è di quelle spettacolari e il San Nicolò sembra poter gestire il vantaggio. Provano a portare pressione prima Tomassini con una girata in area, ma la sfera termina al lato, e poi Marianeschi dalla distanza, ma è troppo poco per un Pineto chiamato ad un riscatto che non c'è stato e che si chiude negli spogliatoi a fine partita per oltre un'ora ad esaminare una prestazione indubbiamente da rivedere in un periodo difficile. 3 punti d'oro invece per il San Nicolò, che conquista la prima vittoria in trasferta dell'era Montani e fa un passo in avanti importantissimo in chiave salvezza. Mister Fabio Montani, prima vittoria in trasferta della sua gestione, avete studiato bene questa partita, la squadra ben messa in campo non ha permesso al Pineto di giocare, vittoria meritata. Sì, penso di sì, su questo non c'è dubbio. Penso che oggi i ragazzi hanno fatto una partita direi quasi perfetta. Io a loro avevo detto sia oggi che ieri mattina, parlando un po' tra di noi, che avevo visto una settimana molto molto positiva e quindi avevo buone sensazioni, perché in settimana devo dire che hanno alzato l'asticella come intensità, come qualità negli allenamenti, quindi avevo buone sensazioni, e oggi sul campo si è visto, perché veramente hanno fatto una prestazione di alto livello. Sì, il destino esiste, però credo che a parte questo, quello che è importante è che tutti quanti in questo momento si fanno trovare pronti. Sabato noi con Francavilla a un certo punto ho dovuto mettere Bontà centrale di difesa, perché può capitare che a volte perdi qualcuno, come è successo oggi con Tiboni, e Moretti si è fatto trovare presente, quindi questo è il merito, è loro, perché tutti i giorni mi danno tantissima disponibilità e io dico loro che il punto di partenza è questo, è la disponibilità, poi in mezzo al campo si vede. Mister Amaulo, una prestazione sottotono, una squadra che oggi non ha girato come doveva girare, che cosa è successo in questa partita? Ma cosa è successo? E quando mai nei momenti negativi, come magari sta succedendo in questo momento, temevo un po' di mancanza di fiducia da parte della squadra, un po' di paura, diciamo, no, fiducia no. E questo si è visto nei minuti iniziali, dove magari c'è stato
una miriade di errori, di passaggi sbagliati. Si vedeva che la squadra non stava serena, tranquilla, sbagliava le cose semplici. Il San Nicolò ne ha approfittato, ha fatto un paio di ripartenze e ci ha messo in difficoltà e su una è uscito il gol, e poi alla fine già era di per sé a livello psicologico difficile questa partita, e un po' ecco, abbiamo accusato il colpo e abbiamo provato a rimettere in sesto la gara, ma oggi è una giornata un po' difficile, è un momento particolare, però diciamo le sconfitte servono per far capire tante cose, e se abbiamo carattere e voglia di ripartire lo possiamo fare, perché l'abbiamo dimostrato in precedenza. In questo momento un po' difficile, penso che la medicina migliore sia soltanto due cose: parlare poco, lavorare tanto e cercare di trovare un risultato che ti possa ecco, far ripartire con l'entusiasmo, come è stato magari il girone d'andata, dove magari da un risultato importante siamo ripartiti con il pio giusto. Ma è mancato quello che sta mancando forse da due o tre partite, forse la convinzione, ecco, quella voglia, quell'agonismo, forse quell'agonismo che nel calcio ci vuole, anche perché incontriamo tutte squadre che hanno una classifica inferiore alla nostra e quindi vogliono fare i punti. E ecco, forse ci siamo adagiati un po'. Ci siamo adagiati un po' nel dire tanti risultati, la vittoria bellissima col Matelica, stiamo vincendo 3-1 a San Marino, capito? Ci siamo un po', come dire, un po' esaltati di questi momenti belli. Adesso questi sono momenti non belli. Penso che loro lo sanno e sono coscienti di questo. Ci siamo detti, Presidente, in più di un'occasione l'organico c'è, però forse è anche un po' una questione di carattere mentale. Ma quando si perde sicuramente c'è qualcosa che non va, perciò loro devono vedersi, stare insieme, capire, analizzare bene i punti negativi e rimboccarsi le maniche immediatamente. Non possiamo adesso distruggere tutto ciò che abbiamo costruito fino a più poco tempo. Questo è un risultato, è andata male, ma siamo pronti per ricominciare. Il tecnico Amaulo farà le sue riflessioni con la squadra, lei che tipo di riflessioni farà? Io ho un ingrato compito, quello di stare attento che le cose vadano bene. Mi auguro che le cose ritorneranno ad andare bene.